Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di una polvere scura che piace mediamente a tutti, il cacao. Il cacao si estrae dai semi del teobroma cacao dopo processi di lavorazione quali la fermentazione e la torrefazione. Dal punto di vista nutrizionale, il cacao è considerato un alimento altamente energetico, infatti apporta circa 350 kcal ogni 100 grammi. Questo perché è costituito per il 55% da carboidrati, 20% di proteine e il rimanente 25% di acidi grassi, che sono di tipo saturo, quindi quelli che non fanno tanto bene alla salute e che sono solidi alla temperatura ambiente, cosa che possiamo vedere negli stick che utilizziamo per le labbra, i cosiddetti burro di cacao. Ma quello che rende molto interessante dal punto di vista, nutrizionale il cacao e il suo contenuto di alcaloidi. Gli alcaloidi sono delle sostanze azotate che vengono generalmente prodotte dalle piante che hanno mediamente un'azione velenosa. In particolare nel cacao gli alcaloidi che ci interessano sono la caffeina, che però è contenuta in maniera ridotta rispetto al caffè, la teobromina, che ha un'azione diuretica, broncodilatatrice e cardiotonica, e la feniletilammina, che induce il cervello a produrre endorfine, le responsabili, diciamo, del buon umore, e ha un'azione simile a quella delle anfetamine in maniera molto più leggera. Inoltre, il cacao contiene anche il triptofano, il precursore della serotonina, considerato l'ormone del buon umore. Quindi, in poche parole, il cacao è un concentrato di energia. Perché abbiamo visto per il suo elevato contenuto di calorie, ma è anche stimolante, per il suo contenuto di caffeina e di feniletilammina. Inoltre induce anche il buon umore, sempre per azione della feniletilammina e per azione, del triptofano. Inoltre ha anche un'azione stimolante sul metabolismo, per cui un quadratino, non una tavoletta di cioccolato fondente al giorno stimola il metabolismo e favorisce anche il dimagrimento. Per oggi è tutto, l'appuntamento è a lunedì prossimo con i buoni propositi del lunedì.